a tutti ragazzi, come al solito sono Franky e oggi siamo qui nel secondo episodio di The Secret Cutting, Waffenkrulling. No, siamo qui sempre con la mappa The Parkour of the Creators e stiamo per affrontare la seconda stanza, ovvero la stanza del fuoco, che già abbiamo filato di brutto nella stanza della vegetazione, non oso immaginare in questa del fuoco. Intanto della lava sotto i nostri piedi, una struttura di fuoco ardente, della lava che cade, molto bello, molto bello. E adesso io direi di dormire. E beh, che fortuna, in ogni episodio riusciamo subito a dormire. Bene, questo è fantastico. Allora, entriamo. Ok, che figata, ha messo il vetro. Bene ragazzi, per oggi l'episodio finisce qua e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ma che, come cavolo è possibile? No, c'è un po'. No, no, c'è. No, c'è, c'è. Allora, vediamo intanto qua. Qua già vedo grandi morti. Comunque, esci solo se hai attivato la leva in cima a questa torre. Ok. Piazza la leva sul blocco d'oro. Hai la leva per entrare? Si trova in giro per la stanza, grazie. Allora. Intanto qui la lava. No, cioè già accado così? Ma non è possibile, no, eh? No, cioè mi rifiuto. A meno male che sto in creative. Cioè sì, in creative. No, sto in survival, in pacifico, in peaceful. Questo ci permetterà sicuramente di evitare delle morti. Ok, va, per ora sta andando abbastanza bene. E lì che figata, sembra tipo le colonne greche. Ok, don't problem. Ok, many problem. E andiamo. Tira il super lag. Vai. Il super lag è concluso. No, a quanto pare no. Ok, adesso. Allora, a quanto pare questa stanza sarà più difficile. No, cioè, la risposta è no. Questa mappa non si può fare. Ecco, secondo me era una grandissima trollata. Vediamo quanto lagga. Ok. Allora, ce la posso fare. Vedete, fino a qua non c'è neanche il problema. Adesso io mi chiedo. Allora, laggiù no, è perché è impossibile. Qua sì, c'è uno, due, tre e quattro blocchi. Cioè. Sono tanti, e poi non capisco come fa uno a saltare da. Vabbè sì, tecnicamente sì, puoi saltare, però forse devo proprio saltare all'ultimo. All'ultimo però, no? Ok, allora, dobbiamo sempre aspettare un pochettino prima che mi lagga. Infatti. Ok, adesso, aspetta, qua non si può neanche passare, quindi perfetto. Non è che là dietro magari dei passaggi. No. Allora. Qui no. Mamma mia, signori, all'ultimo riesce a saltare. Ce la fa. Ti pareva? Strano, ce l'ho fatta e poi dopo cato. Ok. Allora, ce la posso fare? Posso, faccio. Andiamo. Questo sarà il let's play, come lo volete chiamare, più failoso di tutti. Cioè, voglio dire addirittura un commento da JumpyTech dove mi dice questo è il video più failoso di tutti. No, vabbè, scherzo, non pretendo niente, però. Sì! Sì! Ok. Ce la posso fare, ce la posso fare. Mamma mia, signori! Riesce a fare una grandissima cazzata. Perché? Ok. No, stavolta resisto, stavolta resisto. Quella magica torre. Però figata, no? Tutta sta cosa con le piramidi, no? Molto ferro.
Che figata. Allora, ok, ce la posso fare. Ok, mamma mia, lui è troppo pro, lui è troppo pro, super mega ultra iper pro. Oh, addirittura, ma con tutta questa semplicità proprio, eh. A quanto pare questo parkour non è poi così difficile. Le fa tutte, ecco, tranne questo. Ok, vai qua, salto alla Super Mario. Ok. E ora? Dove devo andare? Ok, qua posso comunque saltare. Porca miseria, resisti, resisti, resisti. È fattibile perché è fattibile. Quindi questo parkour tutto sommato non è proprio impossibile. Basta saltare all'ultimo. Ok. C'è proprio il silenzio della concentrazione qua. Proprio adesso il pubblico deve alzare le mani, anche tu. Tu che stai guardando questo video in preca, no? Ok. Io direi che forse è meglio fare un piccolo taglio. Ok, stavolta sono sicurissimo al 100% che ce la posso fare. Cioè, ce la devo fare. Ok, sì, lo vedi, stavolta ce l'ho fatta. Ok, ce la posso fare. E questa? Ah, la cesta è nascosta. E ho trovato la leva. Ok. E adesso non rimane altro che ritornare. No, 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 mo perdo la leva. Cioè io ci rinuncio. Bene, come avete potuto vedere, la mia morte terribile mi ha portato la perdita della mia amata leva e quindi ho dovuto riprenderla in metodi che meglio che non vi dico. Comunque, adesso è arrivato il momento di aprire questa fottutissima porta. Ecco, così, tutto sto casino per aprire questa porta. Saliamo la torre! Finalmente potremo azionare anche il secondo. Il secondo. La seconda leva, ecco, la seconda leva. Ok, well done. Anche questa è fatta. 4. Cioè, perché ci stanno dei numeri? Non capisco. Boh, forse delle faccine sono. Non so. Allora. Forse ha fatto 4 o 8. Ah, ma questa qui non è la. Ok. Bene. Quindi, ragazzi, ce l'ho fatta. Anche se in modo un po' strano, ma ce l'ho fatta. Anche se con tanti fail, ma ce l'ho fatta. E quindi possiamo anche dire che questa parte, questo episodio, è andato a buon fine. E quindi noi ci rivediamo, come al solito, nel prossimo video. Vi ricordo di lasciare sempre un bel mi piace. E quindi noi nel prossimo episodio di The Parkour of the Creator ci rivedremo nella stanza dell'acqua, ovvero la nostra ultima stanza, prima della stanza finale. Dov'è? Eccola qua, la stanza finale. Ciao ciao!